Alla mezzanotte di sabato 10 settembre cala la mannaia sulla pubblicazione di tutti i sondaggi sulle intenzioni di voto dei cittadini italiani. E questa dello schiacciasassi è l'ultima occasione per poter conoscere legittimamente, senza ricorrere alle corse di cavalli o dei cani o delle prestazioni di chissà altro la fantasia renderà edotti nei prossimi giorni, i risultati delle tendenze di voto, che, nota bene, sono semplicemente delle tendenze, non sono sicuramente verità rilevata, che potrebbe essere anche cambiata nel corso degli ultimi giorni. A tra poco sullo Schiacciasassi. Cari amici vicini lontani dello Schiacciasassi, bentornati a una nuova puntata da parte di Stefano Vedena. Come è noto, alla mezzanotte di sabato 10 settembre cala la mannaia del divieto di diffusione dei sondaggi sulle intenzioni di voto dei vari partiti. Un divieto che naturalmente fa stridere quello che è la libertà di giudizio delle persone, che reputa gli italiani dei quid manus habens, perché incapaci di poter decidere autonomamente. Però state, la norma è questa. E se chi la evade si espone a parecchie multe anche abbastanza sostanziose, per cui è meglio evitare. Certo, assisteremo al solito mezzuccio all'italiana, per cui invece che parlare di sondaggi veri e propri si parleranno di corse di cani, corse di cavalli, attività di prestigio, ipotesi le più strampalate varie, perché la fantasia non ha limiti. E noi vedremo così cosa sarà. Però andiamo un pochettino nei dettagli e andiamo a vedere quello che è la tendenza dei vari sondaggi, dei vari centri media di sondaggio, perché tutte le varie ipotesi di voto sono ormai consolidate su un unico filone, in cui danno un centrodestra largamente vittorioso sul centro-sinistra. Poi bisognerà vedere come si sposteranno le singole voti sui vari partiti all'interno dei due schieramenti. Però è difficile che ci sia uno stravolgimento complessivo per cui si possa assistere a un ribaltamento, con quindi un recupero del centro-sinistra sul centro-destra, anche stante il fatto che i due schieramenti principali sono divisi ormai da oltre 20, quasi 20 punti di differenza, ed è un divario che è veramente difficile, diciamo, da recuperare, soprattutto in 15 giorni. Certo, i miracoli possono essere sempre, e qualcuno ci spera anche, però bisognerà vederli, e li vedremo casomai a urne aperte. Però vediamo adesso i sondaggi, cosa dicono. E partiamo dal sondaggio più recente, quello di MG Different, che valuta le singole partiti. Andiamo a vederlo. Secondo Masia, il centro-destra viene dato in largamente vittorioso, con un Fratelli d'Italia leader incontrastato al 24,5, mentre il secondo partito è il PD di Enrico Letta con il 19,5. A seguire la Lega al 12%, subito dopo Forza Italia con l'8%, i moderati di Lupi e di Brugnaro al 3%, che riescono a superare la soglia di sbarramento, mentre sul fronte del Sinistra Italiana e Verdi, anche essa dovrebbe riuscire a superare lo sbarramento al 3%, così come Più Europa di Emma Bonino. Mentre Impegno Civico di Maio e di Tabacci dovrebbe riuscire a passare l'1%, che è il minimo comune perché un partito possa aprire alla ripartizione dei seggi messo all'interno della coalizione. Però molti altri dicono che questa soglia dell'1% non sarà difficile da superare, e che sarebbe anche una cosa interessante per vedere come funziona. Fuori dai due delle due schieramenti principali, centrodestra e centrosinistra, si situano il Movimento 5 Stelle di Conte, che naviga intorno a un 13%, che sarebbe un risultato estremamente lusinghiero, mentre la bicicletta di Matteo Renzi e di Calenda viaggiano intorno all'8%. Subito sotto c'è Italexit, che sembra che riesca a superare il 3%, che è la soglia per cui un partito fuori dagli schieramenti può partecipare alla ripartizione dei seggi a livello parlamentare, mentre le altre liste raggiungono sì e no il 2%. Però su queste altre liste, su cui anche altri sondaggi fanno un esame, bisogna aprire una considerazione: che tante formazioni politiche di nuova costituzione, come Vita o Italia Sovrana e Popolare e quant'altro, che sono formazioni nuove, difficilmente vengono prese in considerazione persino dalle stesse aziende di sondaggio, che se non portano all'intervistato la domanda, suggerendo anche questo nome dei partiti, l'eventuale risponditore non li prende in considerazione, e quindi da queste formazioni qua potrebbe venirne fuori qualche sorpresa, anche positiva, per poter assicurare più pluralismo a livello della rappresentanza politica. Ma andiamo oltre.
Più negativo per quanto riguarda il risultato di alcuni partiti è il risultato che fa il centro studi CISE della LUISS gestito da Alimonti. Cosa se succede secondo questo sondaggio? Innanzitutto dà la Lega sotto le due cifre, quindi sotto la soglia del 10% al 9,6%, il che è un risultato che apre scenari decisamente dirompenti in casa di Salvini, perché in tanti dirigenti del partito hanno ormai gli un chiaro segnale che bisogna cambiare la gestione del partito, perché così com'è Salvini ormai non porta la Lega più al successo, anzi la porta dritta al ritorno al fallimento. Detto dalla Lega, è interessante vedere anche il risultato del Movimento 5 Stelle, che qua viene dato al 16,6%, che sarebbe un risultato veramente notevole per Conte. E soprattutto c'è il risultato dell'asse Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, che viene stimato a livello di coalizione al 42%, che staccherebbe decisamente, ma non troppo, il centro-sinistra, che viene quotato al 31%. A livello di singoli partiti, detto dalla Lega è sotto il 10%, Fratelli d'Italia si situerebbe al 23% contro il 21,4% del PD, mentre la Forza Italia sarebbe al 8% e Noi Moderati sotto l'1%. Per quanto riguarda gli altri partiti, l'Alleanza Verdi-Sinistra sarebbe al 5,9%, quindi un risultato decisamente superiore agli altri sondaggi, mentre Più Europa di Bonino sarebbe al 2,3% e Impegno Civico all'1,4%. Non supera una soglia di sbarramento del 3%, e che non supera una soglia di sbarramento del 3%. La bicicletta di Calenda e di Renzi, Azione Italia Viva, si ferma al 5,3%, Italexit è confermata sopra la soglia del 3% al 3,6%. Passiamo a un altro sondaggio, Demopolis. Ebbene, secondo questo centro di sondaggi, a due settimane dal voto, il centrodestra, trainato da Giorgia Meloni, otterrebbe il 46,5%, che è uno dei risultati più elevati in assoluto del set dei sondaggi, e con una possibile oscillazione tra il 44 e il 49%, staccato da quasi 18 punti dalla coalizione del centro-sinistra, attestata al 29%. Fuori da questi due schieramenti, il Movimento 5 Stelle è in crescita e si darebbe un sondaggio intorno al 12,8%, mentre il terzo polo di Calenda e di Renzi sarebbe quotato al 7%. A livello di singole forze politiche, secondo Demopolis, Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito col 25%, con 2,5 punti di vantaggio sul Partito Democratico di Letta, posizionato al 22,4%, mentre la Lega di Salvini avrebbe il 13,5%, il Movimento 5 Stelle di Conte il 12,8%. Azione Italia Viva sarebbero al 7% e Forza Italia al 6,9%, mentre Sinistra Verdi si attesterebbero al 3,5%, una delle quotazioni più basse del lotto, e Italexit riuscirebbe a malapena a superare il 3%. A Più Europa, invece, si ballerebbe intorno dal 2 al 2,5%, mentre Impegno Civico sarebbe all'1,4%, assieme a Noi Moderati e Unione Popolare. Un altro istituto di sondaggi, XE, ha fatto una ripartizione ancora più specifica, perché oltre ad avere identificato le intenzioni di voto a livello italiano, le ha divise anche tra nord e centro e sud e isole, evidenziando una tendenza che è estremamente interessante. A fronte di un 22,7% di consensi di intenzioni di voto due settimane dalle elezioni per Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia emerge grandemente al centro-nord con un 25,1% e un 17,7% al sud e isole. E qua Fratelli d'Italia si la gioca, soprattutto al nord, il famoso sorpasso sulla Lega, perché se dovesse avvenire sarebbe veramente dolori per Salvini e compagnia. La Lega invece ha un 10,9%, quindi appena sopra le due cifre, si gioca, sarebbe diciamo quotata per un 12,3% al nord e al centro, un risultato sicuramente basso, mentre al sud delle isole sarebbe solamente a un 8,4%. Forza Italia, che fa una grande campagna di valori per il sud, per il mezzogiorno, a livello nazionale viene quotata al 7,9%, un 7,1% al nord e al centro, mentre sale al 9,4% al sud delle isole. Anche qua l'azione politica di
tutela, di valorizzazione del mezzogiorno e quant'altro che sta facendo Berlusconi, pare pagare. Noi Moderati, altri centri-destra, viene quotata all'1,2% a livello nazionale, 1,1% ripartito sul centro e nord e 1,2% al sud e isole. Il Partito Democratico, articolo 1, viene quotato al 21,7% a livello nazionale, mentre scomposto al nord e al centro sale al 22,1%, mentre al sud delle isole al 20,8%. Più Europa di Bonino viene quotata al 2,7% a livello nazionale, al nord e al centro 3,2% e al sud delle isole 1,7%. Alleanza Sinistra Italiana e Verdi al 3,5% a livello nazionale, 4% al nord e al centro e il 2,4% al sud delle isole. L'impegno civico di Maio e di Tabacci viaggia attorno a un risibile 0,8% nazionale, che scomputato è lo 0,7% al centro-nord, mentre al centro-sud raggiunge lo 0,9%. Azioni Italia Viva raggiunge il 7,1% a livello nazionale, l'8,4% a livello nord-sud e il 4,3% invece a centro-sud. Movimento 5 Stelle invece si conferma a un 13,8%, risultato sicuramente interessante, che viene scomputato in un 8,8% al centro-nord e addirittura a un 24,5% al centro-sud. Questo conferma il radicamento del Movimento 5 Stelle e soprattutto del suo reddito di cittadinanza, su cui Conte sta battendo come un ossesso, come un partito fortemente meridionalista e assistenzialista oltretutto. Mentre Italexit non raggiungerebbe il 3%, sarebbe al 2,5%, che sarebbe scomputato un 2,4% al centro-nord e un 2,7% al centro-sud. E anche qua la categoria altri, che ricomprende tutte le altre formazioni minori, viaggerebbe intorno a un 5,2% a livello nazionale, 4,8% centro-nord e 6% a livello centro-sud. Come si vede, i numeri che fanno i vari centri di sondaggio sono estremamente variabili, però la tendenza di grosso è che dovrebbe esserci un centro-destra capace di vincere in maniera abbastanza decisa sul centro-sinistra, mentre il centro-sinistra dovrebbe forse, per poter ribaltare la situazione, andare a convincere i tantissimi indecisi, che sono oltre il 40% del totale, e soprattutto riaprire ad urne chiuse quelle alleanze che prima delle elezioni non si è voluto fare. Pensiamo semplicemente all'alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle, dove, se i numeri dovessero essere confermati con questi sondaggi, dalla riunione dei due già potrebbe venirne fuori un buon gruppo, che se per caso riuscisse anche a coalizzare la bicicletta di Renzi e di Calenda, potrebbe quasi equiparare il centrodestra. Poi ovviamente bisogna vedere anche a che livelli si situerà la vittoria del centrodestra, se sarà una vittoria piena di un 50%, ma molti dubitano che riesca ad arrivare oltre il 50%, che sarebbe già un successo clamoroso, o se forse sarà una vittoria mutilata, quindi una vittoria relativa, però non tale da conquistare la maggioranza assoluta dei seggi. Anche qua sarebbe da vedersi. Comunque sia, questa campagna elettorale è giocata decisamente sottotono, a giudicare soprattutto dall'affollamento delle plance elettorali, quegli spazi delle affissioni che vengono realizzati, che vengono allestiti durante le città. Sono drammaticamente spogli, con pochissimi cartelloni, perché anche la comunicazione politica dei vari candidati e dei vari partiti ormai è cambiata, complice anche le ristrettezze economiche. I partiti non hanno più i soldi da scialare di campagne di tempo che fu. E quindi tutti stanno a risparmiare, fanno il porta a porta, fanno i canali social e quant'altro. Un segno dei tempi. Cari amici vicini e lontani, in questa puntata lo Schiacciasassi termina qua. In attesa di vedere come andranno a finire le urne, ma noi vi terremo sempre informati, non vi rimane che ricordarvi di iscrivervi al nostro canale per darci la forza di andare avanti con questa voce libera, autorevole, indipendente e soprattutto fuori dal coro. Da parte di Stefano Elena, un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao!